Ma lei perché si è appassionato al rum? Tengo cerca de 20 años trabajando el ron. El ron es cultura en Venezuela, el ron es la bebida tradicional. Desde finales del siglo XIX, el ron es parte importante de nuestro quehacer. Per i uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful. Luis Figueroa, uno dei grandi maestri roneri del mondo, maestri del rum, grandi distillatori di rum, precisamente del rum pampero e del rum cacique, che sono due tra le qualità più diffuse di rum in Venezuela. La caña de azúcar es la materia prima fundamental para elaborar rum. Y en Venezuela decimos que tenemos la mejor caña de azúcar. La razón de ello es la riqueza en azúcar de nuestra caña. Y en la fermentación hay otra materia prima fundamental, además de la caña de azúcar, que es el agua. Entonces tenemos también un agua muy pura. De uno enamorado de te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Il rum è davvero bevuto nei peggiori bar de Caracas. Questo, se non è, se lui spiegava, non ha voluto rispondere. Il concetto che ovviamente quello che volevamo dire con questo claim è comunque il fatto che è talmente autentico e quindi solo nei peggiori bar, quindi dove c'è la gente che beve rum, dove c'è veramente il consumatore venezuelano che beve rum, c'era la qualità. Pieno di uomini, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo. Sono ingegnere chimico. He trabajado, como les dije inicialmente, 20 años en el proceso de elaboración de ron. He pasado por todas las etapas y en este momento tengo el rol de maestro ronero, que es la persona encargada desde la etapa inicial de selección de materia prima, controlar todos los procesos, desarrollar las formulaciones y garantizar que cada una de las copas que se sirven en cualquier parte del mundo siempre tengan el sello de calidad de Pampero. Viene via di qui. Niente più ti lega questi luoghi. Non potevamo concludere questa intervista senza levare i calici col prezioso nettare venezuelano, un pampero originale, e chiudiamo col maestro Luis Figueroa e con un cincin in venezuelano. Come si dice cincin in venezuelano? Salut. It's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream.